previsti per la lezione relativa al disegno della ricerca, ricorderete che abbiamo interrotto mentre stavamo presentando un esempio di ricerca con metodi misti sulla religiosità in Italia. Abbiamo anche esaminato quale tipo di campionamento si poteva prevedere per l'indagine. Il tema del campionamento riguarda anche la ricerca qualitativa, ma con un taglio diverso. Nel senso che la ricerca qualitativa non si pone nessun obiettivo di tipo rappresentativo statistico, quindi in termini numerici strettamente collegati a quello che è l'intero universo, ma può disporre di soluzioni alternative che naturalmente non hanno il carattere tipico proprio dell'analisi statistica numerica, ma che almeno fa leva sulla rappresentatività delle categorie di persone interpellate, nel senso di non avere soggetti appartenenti tutti al medesimo genere, tutti al medesimo tipo di classe sociale, tutti alla medesima residenza, eccetera, eccetera. Dunque, anche all'interno del qualitativo è necessario che il campione sia differenziato e quindi non omogeneo in termini di soggetti che vengono interpellati, che vengono intervistati. Però non basta una rappresentatività non quantitativa, non statistica, solo categoriale. Occorre anche una rappresentatività che possiamo dire legata ai problemi, legata alle dinamiche, legata alle peculiarità del fenomeno che stiamo esaminando. Faccio un esempio. Io mi interesso di una religiosità di tipo tradizionale, di tipo gerarchico, di tipo istituzionale. Poniamo la Chiesa Cattolica in Italia. È evidente che quando vado a scegliere il mio campione qualitativo non posso limitarmi solo a soggetti appartenenti, organicamente collegati a quella che è la struttura di Chiesa. Devo anche cercare contributi e quindi apporti e quindi informazioni e quindi dati provenienti da coloro i quali non sono affatto corrivi, non sono affatto allineati. Anzi sono dissenzienti, sono in una situazione di divergenza rispetto a quella che magari può essere la cosiddetta mainstream, cioè la corrente principale di piena appartenenza, di piena pratica religiosa, di piena solidarietà con il punto di vista del magistero ufficiale della Chiesa, del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, dei parroci nelle diverse sedi. Dunque, la rappresentatività in termini qualitativi si risolve attraverso questo duplice canale, cioè una dimensione categoriale, quindi le categorie di persone, quindi quelli che poi sono gli attributi quando usiamo el vivo, e oggi diciamo la giornata è quasi completamente dedicata al vivo perché nel pomeriggio dalle 14 fino alle 18 non faremo altro che lavorare sul vivo, quindi amplieremo rispetto a quello che era il programma, il numero di ore di esercitazione sprendibile, in modo da arrivare questa sera alle 6 avendo un'idea molto più precisa, molto più concreta di che cosa può rappresentare in vivo per la nostra attività di analisi. Ma ritorniamo al punto. Dunque, marciamo lungo i due binari e della rappresentatività di categorie, ripeto, i famosi attributi, no? Il genere, la residenza, l'età, il tipo di istruzione ed altri che possiamo considerare importanti, decisivi sulla base del tipo di fenomeno che esaminiamo. L'altro
l'altra rappresentatività è quella legata ai problemi, ai temi affrontati. E quindi anche da questo punto di vista ci conviene puntare su soggetti che sono portatori di particolari istanze che noi abbiamo individuate come strategiche per la comprensione della tematica che stiamo analizzando. E allora possiamo vedere, proiettare, magari mandare anche sui computer personali in modo da poter seguire direttamente. Vi giunge l'immagine sul computer? No, perché bisogna in un precedente studio
il termine italiano percorsi di vita. Perché? Perché nel caso particolare ci riferivamo ad una specifica esperienza, quella della partecipazione al Giubileo del 2000. Quindi in particolare ci interessava il processo di avvicinamento o di allontanamento rispetto alla religione, quindi non solo la pratica ma anche la non pratica. Quindi si andavano ad esaminare due modalità di comportamento e volevamo soffermare soprattutto negli anni cruciali in cui la socializzazione, l'educazione, lo stare in famiglia, lo stare a scuola, lo stare con gli amici, con le amiche, con i compagni di gioco, con i compagni di vita quotidiana, le compagne, eccetera. Tutto questo significava costruire quella che poi poteva essere la percezione del fatto religioso. E quindi partivamo dalla convinzione, secondo quello che dice Piaget, no? Piaget sostiene che nei primi 5 anni di vita di una persona ormai è tutto predisposto, è tutto organizzato, secondo cui appunto l'educazione produce i suoi effetti maggiori se implementata soprattutto nei primi anni di vita. Quindi per un verso l'insegnamento di Piaget e per un altro verso la teoria del rapporto tra mente e cultura che ritroviamo in Brunner, altro grande pedagogista. L'Unità di Bologna lavorerà con microgruppi, quindi gruppi non particolarmente numerosi, aventi particolari caratteristiche adatte al tipo di indagine da condurre. L'Unità di Roma invece non lavorerà su gruppi ma su soggetti, su singoli individui, si pensava a un centinaio di persone, ma con questi elementi specifici, cioè di rappresentare categorie di persone, ed ecco quindi gli indicatori: genere, età, livello di istruzione, collocazione residenziale, tipo di reddito, eccetera, e per problematiche, era quello che dicevo poco fa, la rappresentatività è categoriale e problematica, secondo alcune tipicità di classe operaria, di piccola borghesia, di media borghesia, di ceto impiegatizio, di addetti ai servizi, di liberi professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori. Cioè volevamo andare a interpellare tutta una vasta gamma di soggetti che quindi non fossero solo giovani studenti, come magari si sarebbe portati a fare, visto che gli intervistatori sono soprattutto giovani universitari. In particolare l'Unità di Roma, che era quella diciamo più impegnata nell'approccio qualitativo, farà uso di strumenti informatici utili alla compiuta resistenza dell'analisi, cioè detto in breve ci si sarebbe serviti del software NVivo, e qui appunto si dice di questa nostra decisione, ma nella generale impostazione tipica della cosiddetta grounded theory, cioè del voler partire dai dati per arrivare poi a costruire la teoria. Naturalmente qui si diceva che sarà utilizzata la più recente versione di NVivo. Noi oggi pomeriggio faremo esercitazioni sulla versione 8, ma da qualche settimana è disponibile la versione 10, e proprio su questa versione 10 poi a dicembre sarà offerto un corso di formazione della durata di una settimana. E vediamo adesso i tempi della ricerca qualitativa. Ricorderete, avevamo in precedenza discusso, illustrato i tempi della ricerca quantitativa, adesso vediamo quelli della ricerca qualitativa, che non sono assolutamente corrispondenti, sono molto diversi dalla ricerca quantitativa. La ricerca quantitativa porta ad una conclusione piuttosto rapida. Una volta somministrato il questionario, si tratta semplicemente di imputare i dati, immettere i dati
e quindi nel giro di poche ore si hanno i risultati desiderati. Invece l'indagine qualitativa comporta tempi più lunghi, comporta anni, non certo solo mesi. E infatti qui vediamo che un solo anno non è sufficiente per un'indagine di tipo qualitativo, e allora un biennio, forse persino un triennio. Ma noi, quando abbiamo lavorato sui pellegrini che sono venuti a Roma nel 2000, abbiamo impiegato ben 8 anni prima di giungere al testo definitivo che relazionava sulla ricerca e sui risultati della ricerca. Certo, già nel 2002, 2003 abbiamo pubblicato dei primi risultati, ma non era ancora la teoria che si poteva costruire a partire dai dati. E quindi in questo caso i tempi complessivi, la durata delle singole fasi sono propri della ricerca qualitativa. Quindi nella qualitativa si pensa di ridurre al massimo sia i tempi della preparazione che della somministrazione, cioè non possiamo andare, poniamo, se la ricerca è di 3 anni, al di là del primo anno, perché poi non abbiamo tempo sufficiente per elaborare i dati. Quindi bisognerebbe compattare quanto più possibile i tempi della fase preliminare preparatoria e anche della fase in cui raccogliamo i dati, perché dobbiamo invece dilatare, allungare di molto i tempi successivi, quando andremo a vedere che cosa i dati ci dicono, e quindi a immettere i concetti sensibilizzanti, a usare i concetti sensibilizzanti per etichettare le varie frasi, i vari passaggi, e infine lavorare anche con altri metodi, per esempio quelli quantitativi dell'analisi del discorso, di scambio, di software di Marandà, o per esempio l'analisi delle corrispondenze lessicali, l'analisi delle componenti principali e così via, tutto quello che l'analisi del contenuto di tipo statistico quantitativo permette di avere. Dunque la calendarizzazione dell'analisi qualitativa seguirà nella previsione di questo disegno di ricerca, di questo progetto di ricerca, 3 fasi. La prima di 6 mesi, la seconda di 10 e, guardate, la terza di ben 20 mesi. Quindi praticamente quasi 2 anni solo per lavorare sui dati. Quindi questo sia ben chiaro. E vediamo come si articola il lavoro della ricerca. Dunque, il lavoro della ricerca ovviamente segue quelle che sono le risorse disponibili nelle varie sedi universitarie, e dunque pensiamo a 6 gruppi di lavoro con sociologi, sociologi della religione, sociologi dei processi culturali, pedagogisti, statistici, statistici sociali, in modo tale che tutte le competenze adatte al nostro studio siano messe a disposizione per arrivare a una elaborazione adeguata, rigorosa, corretta, efficace, soprattutto affidabile. Quindi alcuni di questi gruppi lavoreranno in determinate parti della ricerca, altri naturalmente nel restante insieme del lavoro da compiere. Allora, l'impianto del lavoro, preparazione e revisione del questionario. Ecco, attenzione, non tragga in inganno questa idea del questionario, perché comunque un insieme di domande vanno predisposte, ma non si tratta di una vera e propria somministrazione di questionario. Noi poniamo delle domande. Certo, l'ideale sarebbe far parlare il soggetto senza che noi andassimo a porre delle domande, però sappiamo benissimo che il soggetto va di tanto in tanto stimolato, sollecitato,
invitato a rispondere a degli interrogativi, a rispondere a dei quesiti. Poi, analisi dei risultati e alla fine la pubblicazione, divulgazione. Però la parte più importante avrà a che vedere con la gestione diretta e continuativa dell'indagine. Poi, naturalmente, in base a quelle che sono le esperienze e anche il know-how, il saper come fare da parte di alcuni ricercatori, si possono predisporre ipotesi di capitoli di libro o di libri interi su specifici temi della ricerca. E quindi sono previsti rapporti di ricerca finalizzati ad evidenziare, per esempio, anche alcune differenze territoriali, tenendo conto delle varie sedi universitarie e quindi dell'area a loro circostante, ad esse circostante. Quindi si parla di subculture locali, di specifici tratti della società civile del posto, tradizioni e innovazioni peculiari della zona, sviluppo economico e condizionamento sociopolitico, perché anche la regione si inserisce in questo quadro, non ne prescinde. Il rapporto economia-regione comunque esiste e va indagato. Quelle che sono le strategie individuali e familiari nel far fronte ai bisogni rientrano nei compiti dell'analisi che noi ci proponiamo. E poi, non da ultimo, perché sono importanti anche questi, gli stili di vita consolidati, cioè che caratterizzano il comportamento, l'atteggiamento quotidiano dei soggetti intervistati. Ma tutto questo non come parte a sé stante, ma all'interno del significato che la religiosità ha come collante, no? La vecchia idea di Durkheim, la religione come solidarietà, come collante della società civile rispetto ad altre realtà che sono caratterizzate da una forte ideologia e che quindi, come dire, sono tendenti a ghettizzarsi, a operare separatamente. E quindi anche rispetto ad un sentire molto localistico, molto legato al senso del quartiere, al senso del comune, della municipalità di appartenenza. E poi naturalmente anche l'altro discrimine importante, che è quello dell'orientamento. Allora, qui possiamo innanzitutto riusciamo a ruotare questa tabella? Andiamo su vista, vista, vai su vista, o su vista, ruota, 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 eccolo, perfetto, grazie. Allora, vedete, come il puzzle, questo mosaico si compone di diverse parti. Ovviamente la parte iniziale di tutta la ricerca concerne l'organizzazione e poi anche la valutazione in corso d'opera di quello che si è fatto. Sappiamo dell'indagine quantitativa con questionario che prevedeva 3.000 casi, poi abbiamo l'indagine qualitativa, poi c'è un'indagine tutta socio-pedagogica che viene sviluppata dall'Unità di Bologna e l'indagine socio-statistica che vede impegnata l'Unità di Roma. Ma quello che è interessante e vedere il cronogramma delle attività di ricerca. Beh, innanzitutto vedete qui ci sono 36 colonne. Queste 36 colonne corrispondono a 36 mesi, cioè 3 anni della ricerca. I primi 12 mesi primo anno, gli altri 12 mesi fino al 24esimo secondo anno e poi il 36esimo mese chiuderà il terzo anno. E allora vedete
mentre scorrendo di qua abbiamo la serie di mesi, nell'altro senso, cioè nella colonna, nella prima colonna, abbiamo tutte le sedi, quindi tutte le unità di ricerca, ognuna delle quali poi però si scompone in QT, cioè quantitativo, e QL, cioè qualitativo. Allora, Roma quantitativo, Roma qualitativo, Torino quantitativo, Torino qualitativo, Milano quantitativo, Milano qualitativo, Trento quantitativo, Trento qualitativo, Bologna qualitativo, Padova quantitativo. Quindi, per esempio, Padova non farà il qualitativo, Bologna non farà il quantitativo, mentre le altre sedi di Trento, Milano, Torino e Roma faranno sia l'approccio qualitativo che l'approccio quantitativo. Cosa significano tutte queste lettere maiuscole poste in colonna per ogni mese? La lettera P significa fase preparatoria, quindi predisposizione ai materiali, studio, analisi, indagine preliminare. La R sta per ricerca empirica, la E sta per elaborazione dati. Naturalmente indagine quantitativa, QL indagine qualitativa. Allora, notate subito, lì dove c'è la qualitativa, vedete che la parte E di elaborazione comincia al 17° mese e va avanti sino al 36°. Cosa significa? Significa che in sostanza due terzi e anche più dell'intero periodo è dedicato al lavoro specifico solo sui dati. Invece, per quanto concerne il quantitativo, restiamo nell'ambito della sede di Roma. Vedete che la lettera E è presente per la prima volta solo al 21° mese, quindi ci sono ben 4 mesi di differenza, tutti a vantaggio del qualitativo, perché vuol dire la parte quantitativa si può sbrigare più rapidamente. E allora diciamo che in generale voi andate a riscontrare che sempre il qualitativo Roma, addirittura poi ancora Torino e ancora Milano e ancora Trento, tutti, e Bologna naturalmente che fa solo il qualitativo, cominciano il 17° mese. Invece quando abbiamo il quantitativo, vedete, si parte dal 21° mese a Roma. Lo stesso dicasi a Torino, per il quantitativo si parte dal 21° a Milano e si parte anche dal 21° a Trento e naturalmente anche a Padova. Quindi, come vedete, questa distinzione del cronogramma ci fa capire come si può lavorare per quanto concerne la calendarizzazione dell'attività di ricerca. A questo punto torniamo alla vista normale, torniamo ancora più avanti. Ancora, fino a riprendere la... Ecco, questa era, diciamo, la posizione di partenza. Ecco, qui il testo naturalmente è inglese, questa volta, perché ci sono valutatori stranieri che devono esprimere i loro giudizi e quindi è bene che il tutto sia spiegato anche in lingua inglese. Ormai, come dire, è difficile che vi siano progetti di ricerca solo nella propria lingua, almeno va fatta la traduzione per quanto concerne l'inglese. E quindi anche il cronogramma è in inglese oltre che in italiano. Ecco, e qui vediamo che cosa concretamente andrà a fare ciascuna unità di ricerca. E con questo concludiamo
tutto il lavoro che concerne il disegno della ricerca. L'unità di ricerca su Roma 3 svolgerà un'attività che va sotto il titolo analisi qualitativa computer assistita del fenomeno religioso ed approccio statistico. Quindi Roma 3 lavora sia sul qualitativo che sul quantitativo. Qui ci sono alcune specifiche che adesso non leggo. Unità di ricerca di Torino lavorerà su appartenenza religiosa e religione personale. L'unità di Milano lavorerà sulla pratica religiosa. L'unità di Trento lavorerà su credenza e identità. L'unità di Bologna, dinamismo e educazione religiosa in contesti culturali e multiculturali. Unità di Padova, spiritualità e pluralismo religioso, è una nuova corrente di analisi questa della spiritualità. E poi qui si parla di quelle che sono le modalità di integrazione e di collaborazione tra le varie sedi, no? E qui ancora una volta c'è uno schema in cui si fa vedere cosa fa ciascuna sede. Io però, prima di concludere, voglio entrare nel merito, se non di tutte le sedi, almeno di quella di Roma, che naturalmente svolgerà la sua attività, come dice qui, lungo due direttrici, cioè darà un contributo all'indagine statistica nazionale, cioè il questionario distribuito a 3.000 persone, e farà anche uno studio qualitativo su 100 persone, selezionate secondo la rappresentatività che ormai conosciamo, categoriale e tematica, a partire dal territorio della capitale, immaginando che a Roma ci siano soggetti provenienti da diverse regioni, quindi anche una particolare attenzione quando scegliamo queste persone a far sì che non siano solo sempre laziali di lunga tradizione familiare, ma anche provenienti da altre regioni. Poi uno studio statistico per trovare le banche dati sulle questioni religiose. E quindi questo naturalmente ci serve per fare il campionamento nazionale. Poi, qui ci soffermiamo sul fatto che il gruppo di Roma ha una lunga esperienza in chiave di ricerca qualitativa computer assistita. Basti vedere quanto sinora questo gruppo ha prodotto anche come bibliografia sul tema. Allora, si fa tesoro delle precedenti esperienze, io non mi stancherò mai di dire e di riconoscere che noi abbiamo compiuto un errore in passato non utilizzando le MEMS del programma En Vivo, quindi come dire sbagliando si impara, e poi qui si dice che naturalmente utilizzeremo il software di scan, cioè Discourse Analysis di Pierre Marandà, che esamina le probabilità di catena tra nodi semantici, cioè tra parole chiave, tra nodi sensibilizzanti, e poi anche l'analisi delle corrispondenze lessicali condotte con SPAD-T, cioè Sistema Portable pour l'analyse des données textuelles, che esamina i dati per variabili categoriali. E poi, da ultimo, la cluster analysis, cioè quel tipo di analisi quantitativa, attenzione, che mette insieme i soggetti che hanno più o meno le stesse caratteristiche. E come si fa questo? Beh, in base alle risposte date ai questionari. In modo particolare si userà la procedura VOSPEC, ecco, questo è un termine nuovo conviene imparare, che significa vocabulaire spécifique des groupes d'individus, cioè il vocabolario specifico di gruppi di individui, cioè è un metodo che serve a capire quali sono le parole che certi soggetti usano più spesso e quali sono i segmenti tipici, cioè le frasi, i periodi tipici di determinati gruppi di soggetti. E quindi si fa ricorso ad un metatesto. Cosa significa metatesto? Cioè un testo grande, un testo che sta al di sopra degli altri testi,
Cioè, in termini concreti, noi non esaminiamo solo il testo della trascrizione dell'intervista, ma mettiamo insieme tutti i testi di tutte le interviste che diventano un unico grande testo, cioè un metatesto. Quindi se io ho fatto, poniamo, 96 interviste, il metatesto è costituito da tutte le 96 interviste trascritte che io vado ad analizzare. E in questo metatesto, Voste, cioè il vocabulario specifico dei gruppi di individui, cioè il vocabolario specifico dei gruppi di individui, mi aiuta a trovare quei soggetti che hanno parole tipiche, che hanno segmenti tipici. Tanto per dare un esempio, anche di questa mia lezione di stamattina, se andiamo a fare la transizione, voi troverete che ci sono delle parole ricorrenti nel mio modo di dire. Ci sono dei segmenti specifici nel mio modo di parlare. Ecco, Vospec l'individua. E se poi queste parole e questi modi specifici di esprimermi trovano corrispondenza anche in altri soggetti, c'è la tendenza dunque a mettere insieme questi soggetti, come a dire che hanno una linea di pensiero più o meno condivisa. Certo, non un pensiero perfettamente combaciante, non perfettamente sovrapponibile, ma Vospec mi consente di capire che, per esempio, il mio modo di dire, quello di Marco, quello di Lucia, quello di Alessandra, più o meno si equivale. Quindi noi costituiamo un cluster, costituiamo un gruppo, costituiamo una categoria attitudinale e comportamentale, cioè abbiamo atteggiamenti e comportamenti tendenzialmente simili, tendenzialmente affini. E questo ci aiuta, perché l'analisi sociologica mira proprio a individuare le peculiarità di gruppi di persone. C'è qualcosa che non è stato chiaro? Allora, quando si costituisce questi cluster si deve scegliere, avere la cura di non ripetere o di non sovraffollare un tipo di gente con nella ricerca dimenticando l'altro. Sì, però io allora, come qua quantitativamente questo entrerà nel criterio? Sì, allora innanzitutto distinguiamo tra il momento in cui noi cominciamo l'indagine e il momento in cui l'indagine è conclusa. Allora, nel cominciare l'indagine io cerco di predisporre una scelta, quindi un campionamento dei soggetti che tenga conto di quelle che sono le caratteristiche dello studio che vado a fare. Quindi se devo studiare un certo fenomeno, devo conoscere il fenomeno e quindi sulla base del fenomeno trovo delle persone che in qualche modo mi facciano capire l'insieme del fenomeno, nella sua complessità. Una volta che ho raccolto i dati, allora entra in gioco il lavoro di cluster, cioè il lavoro di gruppo, di raggruppamento. Di riconoscimento. Di riconoscimento, esatto, perché certi soggetti che si comportano più o meno in modo uguale, poi si riconoscono da quello che dicono, si riconoscono dal modo di esprimersi, si riconoscono dal modo anche di collegare le frasi e si riconoscono anche ovviamente dai contenuti critici o non critici, poniamo nei confronti della Chiesa Cattolica che era oggetto di questa indagine, vicini o non vicini all'insegnamento ufficiale della struttura di Chiesa e così via. Quindi il lavoro successivo è quello che Vospec, Discan, l'analisi delle corrispondenze lessicali, la grammar theory e il vivo condurranno per aiutarci a individuare questi agglomerati di persone, questi insiemi piuttosto simili, piuttosto omogenei, non perfettamente uguali come individui, ma che più o meno sono orientati allo stesso modo. Cioè sono individui, poniamo, che se si trattasse di una questione politica voterebbero più o meno per lo stesso partito, ecco perché. Quindi non si chiude la procedura Vospec. Sì. È utile anche per la classe analisi. Certo, perché ti fa capire, però la classe analisi è un'analisi un po' più particolare che tiene conto a livello di questionario. La classe analisi non la puoi applicare ai dati qualitativi. La classe analisi proviene dall'indagine di tipo quantitativo. Sì. Lì tu in base ai numeri, attraverso un procedimento piuttosto complesso,
arrivi a individuare quelli che sono vicini fra di loro. Cioè, se tu crei un quadrante e metti i puntini in base al tipo di risposta che ti danno, vedrai che i puntini corrispondenti ciascuno ad una persona fanno sì che ci siano delle nuvole, ci siano degli insiemi chiaramente visibili sul quadrante, e quello ti fa subito individuare un cluster, cioè un gruppo. Però ripeto, la classe analisi come tale è quantitativa. Quindi non è assimilabile o collegabile alla procedura Bospec. Bospec è un lavoro che concerne le parole come tali, più che diciamo gli aspetti quantitativi. No, sarebbe interessante vedere se viene confermato o meno il gruppo della classe. Certo, questo è interessante. Infatti il dato più originale, se vogliamo, della indagine sui giubilanti del 2000 è che nella ricerca quantitativa avemmo 20 risultati significativi, in quella di tipo qualitativo ne sono stati, se non ricordo male, 32-36, e però molti del quantitativo si ritrovavano anche nel qualitativo. L'ultima cosa, perché prima diceva lei che un errore che avete fatto è quello di utilizzare i memos, certo. Quindi gli appunti, gli appunti, le osservazioni. Cioè, l'abbiamo ripetuto più volte in questo master, sono da considerare alla stessa stregua dei dati che provengono dalle interviste. Sono anche queste informazioni da elaborare, perché sono il frutto del nostro lavoro applicato a quel contesto, applicato a quel testo, e quindi è altrettanto importante. Perché lavorando sui memos scopriamo dei percorsi, scopriamo delle dinamiche, scopriamo delle tendenze. Va bene. Lei che è appena arrivata può fare colazione. No, attraverso il treno, assolutamente. Nessun problema. Grazie. Adesso che lezione c'è? Sì. Però l'intervista può essere libera e sì, puoi trovare una ricerca qualitativa e puoi trovare dei vocabolari comuni nello stesso tema, ma diciamo, una diversità di domande per fare a ognuno dei soggetti. Allora, spiego un attimo il senso di quella che è poi la nostra proposta. Se possibile, è bene lasciar parlare la persona. Sì. Diciamo, vogliamo capire come la pensi tu sulla questione del sindacato, e la persona parla liberamente. Però noi sappiamo quali sono alcuni temi importanti, per esempio il rapporto del sindacato con il governo, e quindi se ad un certo momento la persona si ferma e non va più avanti, suggeriamo questo percorso e diciamo: allora, il sindacato nei riguardi dell'attuale governo, secondo te che cosa sta facendo? Qual è il suo orientamento? E poi un altro tema, sempre è il sindacato rispetto alla democrazia o i vertici sono piuttosto, come dire, autoritari nei riguardi della base? E la iscrizione al sindacato è particolarmente costosa? E tutti i membri del sindacato sono considerati la stessa stregua? E così via. Però ripeto, per quanto possibile, noi abbiamo presenti quelli che sono i contenuti tipici del tema che stiamo esaminando, ma vincoliamo necessariamente quando il soggetto ha difficoltà a parlare, ha difficoltà a proseguire. Ci conviene lasciarlo parlare, perché la spontaneità ci aiuta a capire molto di più, perché altrimenti noi già gli diamo una strada. Invece, se lui parla liberamente o lei parla liberamente, è più facile capire tante altre cose che invece sfuggono in un questionario e sfuggono anche delle domande precise che noi facciamo. Naturalmente, quando la persona ha difficoltà, noi aiutiamo, sollecitiamo, stimoliamo, diamo nuovi input, nuove idee. Ok? Dicevamo chi c'è adesso? Allora, penso sia arrivato, perché buona,
alternative alle filosofie. Però ho preso quello delle 7, io sto, io faccio esatto 31. Siete vicino a me, Sara. Siete vicino a me, così mi aiuti con il SPSS. No, non è da solo, sto da solo. Poi mi hai lasciato la Laura. Ma se me l'hai lasciato da solo. Da solo. Quindi, ma non ce l'abbiamo questo qua.
dentro questa macro cartella, io guarda, la lascio sul desk così fate i vostri confronti dopo, ma è esattamente quella che vi ho lasciato la prima volta. Avete tre sottocartelle, una si chiama prima parte, ok? In questa prima parte ci sono le slide in PowerPoint dell'altra volta. Io apro adesso velocemente per indicarvi quelli che sono i temi trattati. Praticamente la definizione operativa e la progettazione della matrice dei dati, un approfondimento sulla matrice dei dati, casi per variabili, la definizione e qualcosa in più sull'analisi secondaria dei dati, quindi la differenza tra analisi primaria e secondaria, e la definizione di piano di analisi e qualche cenno al problema della qualità del dato nella ricerca sociale. Non ho illustrato tutte le slide un'altra volta, non ho fatto il tempo. Però sicuramente abbiamo cercato di intenderci sugli obiettivi principali della cosiddetta ricerca quantitativa, nella quale si utilizzi uno strumento in generale molto standardizzato come il questionario. Abbiamo detto che cos'è una matrice dei dati casi per variabili, oggi la costruiamo proprio con il set di matrice, ne vediamo una già costruita. Abbiamo fatto la differenza tra analisi primaria e analisi secondaria dei dati, rilevazione primaria di dati originali, analisi in un'occasione diversa da quella della rilevazione, analisi di dati evidentemente progettati, rilevati e costruiti da altra fonte con finalità diverse, ai quali noi ci accostiamo per esigenze di analisi anche differenziate. Quindi questo abbiamo visto l'altra volta. Ci sono tutta un'altra serie di file che non ho illustrato per intero. Per esempio ci sono, guardate qui, tutte le cose che possiamo visualizzare, le icone giuste, in lingua eccetera, di SPSS, copiate e incollate in modo che magari servano da memorandum, no? Quindi come si presenta in SPSS, per esempio, il foglio di lavoro vuoto, no? Come si presenta il cosiddetto codebook di SPSS, cioè l'ambiente di visualizzazione delle variabili, e così via, tante altre finestre insomma importanti che comunque utilizzeremo direttamente. Poi ci sono tutta una serie di esempi che adesso aprirò quando mi servono. E poi vedete nella cartella ricerche ci stanno tre questionari di tre indagini empiriche effettivamente svolte negli anni scorsi, uno sul tema dello stile di vita, una ricerca sul tema delle intenzioni di voto e della partecipazione politica, un'altra sul tema della convivenza interculturale nella casa dello studente Sapienza, e poi c'è qualche slide con riferimento a ciascuna di queste ricerche in modo che abbiate modo anche di accostarvi al tema avendo le coordinate dello studio in questione. Per esempio, se io apro il questionario elezioni politiche, che cosa vi faccio vedere? Intanto quali sono state le dimensioni indagate, in modo che appunto nel momento in cui leggiamo qualche domanda del questionario ci rendiamo conto che concettualmente stiamo facendo riferimento a queste dimensioni concettuali, a questi piani. E quindi in sostanza una lettura, dopo magari un allontanamento, dopo magari una presa di distanza. Tra 5 minuti abbiamo finito. I processi di reiscrizione, quindi di nuova adesione, di nuova appartenenza all'interno delle funzioni spirituali, infatti anche quando non si concretizzano nell'adesione ad un gruppo, ad un'associazione o ad un movimento specifico, restano sottesi a percorsi di adesione, frequentazione e partecipazione meno vincolati, comunque sono un terreno privilegiato di ricomposizione, cioè anche se non si torna a praticare, anche se non si torna a dare una forte collaborazione alla struttura di chiesa, tuttavia vi è una qualche ripresa di contatto, di legame, e quindi si rientra nell'alveo di quella che è l'influenza della credenza a cui si fa riferimento. Molto più rapidamente su Bologna e su Padova, giusto per avere un'idea, ecco, Bologna è una unità di ricerca diretta da una pedagogista, e quindi è chiaro che qui
si va a lavorare piuttosto sulle fasi iniziali della vita e quindi il tema dell'educazione, della formazione, per vedere come si arrivi anche a formule di tipo superstizioso e magico. Invece, per quanto riguarda Padova, c'è questo nuovo filone, la spiritualità, come alternativa alla religiosità tradizionale, alla religiosità classica. E quindi si tratta di capire quali sono le nuove spiritualità che all'interno di un pluralismo crescente comportano un cambiamento delle modalità di credere, una credenza molto personalizzata, molto come dire a sé stante, che va per conto suo. Nella ricerca il passaggio dal livello descrittivo, cioè diversità e pluralità, a quello interpretativo, cioè pluralismo e spiritualità, no? Guardate come appunto il tema della spiritualità sia quello che un po' verrà sviluppato maggiormente. Ecco, questo primo passaggio dunque si svolgerà secondo le seguenti modalità: una mappatura delle religioni sul territorio, quante chiese, quante moschee, quante sinagoghe, quanti gruppi si ritrovano tra di loro, i Sikh, gli Hindu, i buddisti, eccetera. Quindi avere una descrizione del tutto, la rilevazione dei diversi gradi di legittimazione di tale diversità, cioè sono riconosciuti, il comune dà loro una qualche forma di collaborazione, di aiuto, come sono accolti dai cittadini, e ancora la verifica dei risvolti culturali e religiosi di questo spostamento dall'uno a molteplice, dall'uno che era il cattolicesimo nel passato, al molteplice che è la variegata presenza di diverse forme religiose oggi. Il cattolicesimo rimane la religione di maggioranza, ma si vanno diffondendo tradizioni religiose e spirituali fino a non molto tempo fa ritenute esotiche, che quasi estranee. Il riferimento non va solo all'Islam, ma anche agli ortodossi, ecco, ai Sikh, ai buddisti, agli induisti, alla nebulosa dei gruppi New Age, senza dimenticare i neocarismatici e pentecostali. E nel Veneto, una volta chiamata la sacrestia d'Italia per la sua forte presenza per quanto concerne il cattolicesimo, ecco, allineano, si ritrovano tutti questi gruppi. Concludiamo, la descrizione della pluralità delle presenze religiose verrà effettuata oltre che con il censimento delle differenti denominazioni, e questo non si fa con un questionario. Devi andare sul territorio, devi domandare, devi chiedere, devi informarti, devi rivolgerti agli esperti. Attraverso l'elaborazione di una tipologia delle diverse forme di organizzazione socio-religiosa, verticistica, democratica, di piccoli gruppi, di piccoli leader, come anche attraverso la raccolta informazioni sui diversi profili di leadership. La leadership è molto importante, leadership formale, leadership informale, leadership che viene retribuita, leadership disponibile, leadership che si presta a svolgere una funzione solo nel momento in cui c'è il rito, e così via. Occorre infine verificare se e in che misura il pluralismo religioso, cioè la presenza di tutte queste modalità, abbia conseguenze sul modo di credere all'interno delle diverse tradizioni religiose, cioè i cattolici tradizionali risentono di questa diversità? Che tipo di atteggiamento assumono di fronte al pluralismo religioso? Chiudo davvero in 30 secondi dicendo che naturalmente non è che poi ognuno vada per proprio conto, vanno trovate nell'ambito della ricerca forme di collaborazione, quindi incontri tra Bologna, Milano, Torino, Trento, Roma, insomma in partecipa a Padova, e soprattutto grande importanza da dare all'autovalutazione e alla valutazione in corso d'opera, cioè ci sono nel programma della ricerca delle tappe d'arrivo e a quel momento bisogna fare un po' mente locale a tutto quello che si è svolto per vedere se sono stati rispettati i tempi, se ci sono stati dei problemi, che cosa va migliorato, se vanno cambiati i rilevatori perché magari non sono stati all'altezza o se vanno, come dire, riformati, ripreparati al compito da svolgere, e questo devo dire depone a favore della serietà di una ricerca che si autoverifica in corso d'opera.
Ecco, per esempio, se noi avessimo fatto questo tipo di procedura con l'indagine sul Giubileo, ci saremmo accorti che non avevamo utilizzato i memos e quindi avremmo evitato di continuare nell'errore sino alla fine, se ci fosse stata questa valutazione in corso d'opera. Cioè, abbiamo fatto un po' una corsa oggi. Come va qua in vivo? Lei non c'è, lei non c'è. Come va? Ne sapete di più? Sì. Ma lei è pronta a rispondere? Avete la sua email? Sì. E poi risponde gratuitamente. Ok, buona serata, tempo per me. Mamma mia, mi sono il Non lo so.